Antonio, Angelo, Adam e Francesco, quattro ragazzi molto giovani, il più giovane di 16 anni, il più grande di 19 anni appena. Quattro ragazzi così giovani e una pieve romanica che ha secoli e secoli di storia, una pieve del 1000, la pieve di San Giovanni Battista a Pievescola. Questi quattro ragazzi, nell'ambito dei festeggiamenti del Santo Patrono, venerdì 25 giugno scorso, ci hanno regalato non un concerto, ma uno stare insieme, grazie alla bellezza della musica, per dirci e darci bellezza. Quella bellezza di cui avevamo tanto bisogno, non solo per festeggiare opportunamente il patrono attraverso quella che in effetti è stata una vera e propria catechesi musicale, ma anche per dare un segnale di umanità, di ricchezza, di profondità, proprio a quella che speriamo sia la fine di questa pandemia, di questo periodo così difficile, che questi ragazzi per primi hanno sofferto, vivendo i loro anni scolastici così castigati nell'esperienza della didattica a distanza, di relazioni interrotte o in frequentazioni vissute a spizzichi e bocconi fra molte difficoltà. Questo evento, questa serata, questo incontro dove loro ci hanno donato bellezza e noi abbiamo goduto della bellezza che ci hanno voluto donare, se vogliamo è il punto di arrivo del cammino di un anno, di tanta bellezza e di tanta umanità che sia negli autori, sia nei fatti storici e biografici che riguardano queste musiche, hanno permesso a questi ragazzi di crescere. Crescere come giovani uomini, crescere come studenti, crescere come persone. E come fra buoni amici, prima di tutto ci diciamo benvenuti e ci salutiamo. E Adam e Angelo ci hanno salutato proprio con il preludio nello stile di Pugnani di Fritz Kreisler. Come avrete prontamente capito fin da questo primo ascolto,
non si tratta di un report di tutta la serata, è già molto difficile riuscire a trasmettere quel senso di bellezza, di calore che c'era come clima fra i musicisti e le persone che erano lì con loro a condividere questo evento. Se per di più ci mettiamo la bellezza, la suggestione, la profondità di pensiero spirituale ed artistico che c'è stando in una pieve del mille, capirete che attraverso un video caricato su YouTube diventa impossibile. Per questo ci avvaliamo di questa strategia di proporvi alcuni degli spezzoni di questo momento, ricostruiti anche su delle immagini che possano aiutarvi ad ascoltare meglio, così come lì, in quella sera, era l'ambiente stesso, la bellezza e il colore umano che ci aiutavano a vivere bene quel momento. Da Chrysler a Bach. E Bach ce lo propone il nostro caro Adam, ce lo propone su il pianoforte elettronico che quella parrocchia ha a disposizione. Abbiamo fatto una scelta di tipo pastorale, noi abbiamo deciso di cercare di valorizzare quello che la parrocchia poteva dare, poteva offrire. Abbiamo ascoltato il suono del pianoforte campionato e abbiamo detto no, non è proprio il caso. Invece, quello a corde pizzicate, che probabilmente nell'intenzione del campionatore voleva essere un cembalo, che invece risultava questo suono a metà strada fra un cembalo e quasi un fortepiano, abbiamo deciso, sì, utilizziamolo. E il nostro caro Adam ci fa sentire il preludio in do minore dal clavicembalo ben temperato. Ma siccome Adam non è soltanto pianista, ma è anche studente di composizione, oltre a questo, sull'armonium Galvan, di cui è dotata la pieve di Pieve Scola, ci ascoltiamo un corale. Il corale Jesu, Mein Freud, che Adam ha voluto comporre proprio per questa circostanza, per poter portare anche qualcosa di suo in questo momento di condivisione di musica e di bellezza.
Il più giovane dei nostri musicisti, Antonio, non nasce affatto come pianista, ma nasce nella sua esperienza di scoperta e innamoramento del mondo della musica come cembalista e come organista. Ma dovendo e scegliendo di affrontare gli studi musicali, chiaramente il pianoforte è una tappa obbligata. In questo percorso lui aveva da poterci proporre una bellissima polacca di Chopin. Sul momento ci siamo chiesti: ha senso all'interno di un concerto, di una catechesi, di una esperienza di condivisione di musica all'interno di una chiesa, in un contesto di festeggiamenti del patrono, proporre quella che, almeno sulla carta, musica sacra non è? Secondo me sì. Perché? Perché tutto ciò che di intimo, bello, profondo, autentico sta nel cuore dell'uomo è la sua storia sacra, è cosa preziosa. E se siamo davvero cosa preziosa, allora anche il cuore di Chopin è cosa preziosa. Ci siamo detti quella sera un tratto specifico di questo compositore. Chopin nei suoi scritti dice: voi fondamentalmente siete delle persone che normalmente state bene ed occasionalmente vi capita di stare male. A me purtroppo, da quando ho aperto gli occhi a questo mondo, è capitato di essere una persona che normalmente sta male e solo occasionalmente gli capita di star bene. Un uomo quindi profondamente provato nel fisico, dalla malattia, dal dolore, dalla propria fragilità, ma un uomo anche provato nella mente, nel cuore, nelle sue radici polacche, di quella Polonia che ha dovuto abbandonare per tutta una serie di gravi e pesanti motivazioni storiche, sociali, politiche dell'epoca. Chopin, nelle sue polacche, mette davvero l'orgoglio delle sue radici, della sua Polonia, e fa cantare il proprio cuore in questo struggimento da grande poeta del pianoforte. Ecco perché è cosa preziosa questo cuore che canta, un cuore che mostra l'orgoglio del luogo da dove proviene e mostra questa tenerezza, questa dolcezza, questa amabilità che lui stesso in vita con grande fatica è riuscito ad esprimere a parole o a gesti, ma che è stato capace di dire e dare agli altri attraverso il mondo dei suoni. Nell'ambito della musica sacra e delle esperienze liturgiche, se pensiamo a Johann Sebastian Bach, sicuramente pensiamo o alla musica per organo o alle grandissime cantate, alla messa in si minore, a tutte le sterminate opere di musica sacra e di musica liturgica
che questo grandissimo compositore ha realizzato. Ma spesso e volentieri nel nostro immaginario comune, così come può essere quello del popolo delle nostre comunità ecclesiali, difficilmente troviamo qualcuno che sa l'amore che Bach aveva per il violino, in particolare per il violino solo, per questo strumento a corde strofinate da solo, senza alcun tipo di accompagnamento. Famosissima è la sua Ciaccona per violino solo, questo brano che Bach pare scrivere di getto alla scoperta, dal ritorno dal suo viaggio di Köthen, dell'improvvisa morte della sua amatissima moglie Maria Barbara. Tanto che una grandissima studiosa, Helga Thöne, è stata in grado di poter dimostrare, analizzando la partitura della Ciaccona, che al tema della moglie di Bach si sovrappongono citazioni dei corali e delle preghiere liturgiche luterane, in questo rincorrersi di questo clima così addolorato, così straziante, così partecipato nell'esperienza di un lutto immediato. Ogni dolore, ogni esperienza traumatica, ogni perdita ha il suo periodo di gestazione, di comprensione, di maturazione e anche di sedimentazione. E se nel concorso per l'organo di San Giacomo ad Amburgo Bach qualche mese dopo avrebbe portato la meravigliosa fuga in sol minore di BV 542 per l'organo della chiesa di San Giacomo, rivestita di un significato nuovo, di preghiera, di suffragio, di un marito che prega per sua moglie e la consegna nelle mani del suo Signore con grande fiducia e speranza, nella Ciaccona per violino solo c'è invece il dolore cosciente, l'immediatezza della drammaticità di quest'uomo che scopre che la donna che amava e con la quale aveva deciso di condividere la propria vita non c'è più. Strazianti, toccanti, le parole di Carl Philipp Emanuel che ci dice: «Io ero solo un ragazzo, ma ricordo molto bene il momento in cui mio padre tornò, seppe che la mamma era morta. E l'unica cosa che poté fare è, piangendo disperato, andare a gettarsi sulla tomba ancora fresca». Il nostro carissimo angelo ci propone non la Ciaccona, ma sempre dalla partita numero 2 in re minore per violino solo, la meravigliosa Sarabanda, la prima parte della Sarabanda, dove ancora troviamo il tema che poi c'è anche nella Ciaccona per violino solo. Quindi la presenza della idea di Maria Barbara che viene trovata morta, il lamento, il singhiozzo, il pianto di un marito che soffre per lei. Ed in effetti Angelo ha avuto questa capacità straordinaria di far piangere il suo violino, di descrivere, utilizzando la timbrica dello strumento, anche i singhiozzi, i colpi di gola, questo strazio di dolore che si mescola alla dolcezza della linea melodica, perché il dolore dell'uomo è così, specialmente quando poi lo vogliamo gestare, lo vogliamo maturare e vogliamo sperare di arrivare a rimetterlo con fiducia e speranza anche nelle mani di Dio, ma si passa per questa battaglia, per questa crisi interiore, dove a momenti di rasserenamento, di dolcezza, di speranza, di luce, immediatamente si accapiglia il riprendere del dolore cosciente, vivo, come se fosse nuovo, come se fosse appena inferto. In questa battaglia sta la sensibilità del cuore di Bach, che prima sul violino ha avuto bisogno di comprendere ciò che stava vivendo, rileggerlo, farselo risuonare in cuore, per poi, qualche tempo dopo, affidarlo al suo amico fedele di sublimazione dei suoi pensieri, cioè l'organo, quando può consegnare alle sonorità dell'organo questo suo dolore come preghiera. Ma prima si è passati per il violino. E allora, con il violino di Angelo, lasciamoci penetrare da questa battaglia, da questo combattimento, da questo canto profondo che ci rivela tutta
la profondità di un uomo, di un marito, di un padre e di un credente. Angelo ci fa sentire la prima parte della sarabanda dalla partita seconda in re minore. Trovandoci nel contesto di festeggiamenti per San Giovanni Battista, a qualcuno poteva venire in mente il famosissimo inno dei primi vespri del Battista, Lutque ante laxis. E qui, puntualmente, quando si rammenta Lutque ante laxis nell'ambito parrocchiale ed ecclesiale, ci troviamo occhi da cernia sgranati in questo modo, perché il buon popolo di Dio ci dice: ma forse è famoso per gli addetti ai lavori, ma non di certo per la gente comune. In effetti, Lutque ante laxis è una pietra miliare della storia della musica, perché è l'inno la cui prima strofa ha dato anche il nome alle note musicali. Ut, che è il do, re, mi, fa, sol, la, l'ultimo, cioè il sì, è l'ultimo versetto della prima strofa, Sancte Ioannes. Utque ad laxis, resonare fibris, mira gestorum, famuli tuorum, eccetera, eccetera. L'importanza dal punto di vista storico di quest'inno è grandissima, e trovandoci nella festa di San Giovanni abbiamo scelto di riproporlo, ma in un modo particolare, prima di tutto. Bellissimo l'inno nel suo modo originale, ma dovendoci lavorare con i ragazzi era un tantino pesante, forse anche un po' noioso da fruire per il popolo di Dio, e allora abbiamo fatto la scelta di prendere la versione nell'ottavo modo, che è lo stesso modo di un altro famosissimo inno dei Vespri, che è il Liste Confessor. In pratica abbiamo preso il modo ottavo del Liste Confessor e l'abbiamo adattato a Lutque ante laxis, perché era più facile da poter ascoltare e proporre anche per il popolo di Dio, ma poi anche per un altro motivo. Abbiamo deciso di proporlo non soltanto in canto, ma un po' in quella maniera di come ci descrive lo stesso Dante Alighieri nel Purgatorio, quando ci descrive la liturgia celeste di queste anime che si trovano in preghiera nel Purgatorio a cantare la liturgia delle ore, e il cielo dà loro risposta, non a parole ma con puri suoni di meravigliosa armonia, segno di comunione fra la Chiesa trionfante in cielo e la Chiesa purgante nel Purgatorio. Dante ci descrive una prassi che nel 1300 è già consolidata, è la prassi dell'alternatim. Che cos'è? In pratica, durante la liturgia, che fosse la messa o che fossero soprattutto i vespri, il cantore o la scola cantorum cantavano una parte del testo liturgico, normalmente le strofe dispari, l'organista rispondeva al posto delle strofe pari e le sostituiva con suoni, con contrappunti, con versetti, con armonia, con bellezza di suono.
Cosa significava questo? Significava riprodurre in terra ciò che avviene nei cieli, come in cielo, così in terra, ossia il corista o i coristi erano l'immagine della chiesa terrena che prega e che si trova nel cammino di questa vita, il suono dell'organo, al posto delle parole, delle strofe pari, riproduceva l'armonia celeste che risponde ed è in comunione, è tutta protesa a questo atto di comunione e di dono di bellezza e di amore nei confronti della chiesa terrena. Quindi in pratica il canto e l'organo riproducono questa comunione fra la terra e il cielo. E allora abbiamo strutturato la nostra proposta dell'Utque ant Laxis in questo modo, scegliendo il modo ottavo sia per facilità di ascolto sia per facilità di poter trovare un alternatim accessibile sia nell'ascolto per la gente sia nell'esecuzione da parte dei ragazzi. Antonio prima di tutto ha preludiato con un versetto tratto dalle sonate di intavolatura di Domenico Zipoli. Poi Francesco ha risposto alla prima strofa con un versetto tratto dalle raccolte del Fasolo, alla seconda strofa, che in realtà è l'ultima, è la dostologia finale, per non farlo troppo lungo, per non oberare troppo l'ascolto dei partecipanti, all'ultima strofa Adam ha risposto improvvisando, ha voluto fare una improvvisazione, così come il postludio dopo l'amen finale che ha concluso l'esecuzione di questo inno, cercando di riproporci in terra questo dialogo che nella mistagogia liturgica avviene nei cieli. E allora vediamo com'è andata con questo Utque ant Laxis nella forma di alternatim. Thank you.
L'autentico gioiello musicale della Pieve di San Giovanni Battista Pievescola è indubbiamente il meraviglioso Armonium Galvan, stupendamente conservato, che si trova in questa chiesa. Gli Armonium Galvan vengono definiti come gli Stradivari degli Armonium italiani, manufatti di eccezionale qualità sia dal punto di vista della scelta dei materiali, sia dal punto di vista dell'arte della costruzione, sia dal punto di vista, il principale, della resa sonora di queste ance magnificamente accordate, molto pastose, molto penetranti. Un armonium relativamente piccolo riempie una chiesa molto grande come quella di Pievescola, e è stato il nostro Francesco a farci sperimentare tutta la profondità e l'intensità del suono dell'Armonium Galvan di questa chiesa, proponendoci la versione per organo, debitamente adattata all'organo, del mottetto Ave Verum Corpus del grande e famoso Wolfgang Amadeus Mozart. L'Ave Verum Corpus rientra in quelle ultime musiche che Mozart ha composto. Siamo nella parte terminale della sua vita. Mozart ha abbandonato la pratica della massoneria, ha rivisto un po' la sua vita, ha rivisto un po' la relazione anche di fedeltà nei confronti di sua moglie. Sta facendo una rilettura di sé, perché ha iniziato quel cammino di trasformazione da il ragazzino prodigio che veniva portato a stupire corti di re, imperatori e di papi, verso l'età adulta, verso un uomo adulto che prende sempre più consapevolezza di sé. Purtroppo il Mozart adulto non l'abbiamo mai conosciuto, perché è morto molto giovane, però l'Ave Verum Corpus, insieme alla messa di requiem e ad altri lavori di quest'ultima parte della sua vita, ci permettono di poter intravedere questo processo di trasformazione che stava avvenendo nel cuore e nella mente di Mozart. L'Ave Verum Corpus ha questa storia particolare. Mozart aveva un rapporto di amicizia e di collaborazione con il maestro di cappella della piccola parrocchia di Baden, e il parroco di Baden chiese al suo organista e maestro di cappella, dato che conosce Mozart, se vuole chiedergli di scrivere qualcosa per la festa, la solennità del Corpus Domini, dato che in quella parrocchia si celebravano le prime comunioni. Mozart scrive l'Ave Verum Corpus in soli 2 giorni. E possiamo dire, senza ombra di dubbio, che l'Ave Verum Corpus è uno dei capolavori del genio mozartiano. In una struttura musicale molto semplice, Mozart riversa una dolcezza, bellezza della linea melodica, meraviglia della struttura corale, profondità del pensiero musicale disarmanti, come pensiamo che siano stati disarmanti fin dalla sua prima esecuzione in questa parrocchia di Baden. Quindi un brano meraviglioso di un autore straordinario su un armonium bellissimo. Francesco ci propone L'Ave Verum Corpus di Mozart nella versione per organo, o, in questo caso, per armonium. Thank you.
Nella prefazione di un suo lavoro didattico per i suoi studenti, Bach scrive queste parole molto belle e molto impegnative. Si dovrebbe comporre bella musica, essenzialmente per due scopi: per la gloria di Dio e per la ricreazione del cuore, dello spirito, della mente. Se non ci sono questi due scopi, in realtà non c'è musica, ma soltanto grida e strepito inutili. Questi ragazzi, in questa occasione di questa bellissima serata, ci hanno permesso di capire che davvero la musica è strumento in grado di farci sperimentare la comunione della bellezza, la comunione dell'umanità, del calore umano, della profondità del cuore dell'uomo, e in questa ricreazione della mente, dell'intimo dell'uomo, di poter sentire qualcosa dentro di noi che freme, in questo slancio verticale che vuole portarci da un lato a farci sentire piccoli piccoli, dall'altro da farci sentire preziosi agli occhi del cielo. Il chinarsi del cielo sulla terra e su noi povere creature, che entriamo in relazione col cielo, si esprime meravigliosamente nel mondo dei suoni. Ed è quello che questi ragazzi, ciascuno con il suo percorso, ciascuno con il proprio grado di maturazione umana e spirituale, ma tutti loro e ciascuno di loro, hanno voluto dimostrarci. Vi ringraziamo per l'attenzione che ci avete dato e vi chiedo anche la cortesia di pensare sempre bene, sempre meglio, con maggiore impegno, al mondo dei nostri giovani, perché la bellezza che risplende negli occhi, nei volti, nei gesti, nelle parole, nelle azioni dei ragazzi, è davvero uno dei più bei segni di speranza e di speranza, visto quello che abbiamo vissuto non solo in questi ultimi 2 anni di pandemia, ma in generale in questi ultimi decenni della nostra storia umana. Ne abbiamo davvero bisogno.